domenica è il giorno del re, re, re. Oh, via! Aspetta che mi sposto a sinistra, guarda, così almeno. Olè! Tipica live tranquilla e soleggiata col Darione, ti si vuole sempre bene. Ma che cazzo di mastucate, eh? Grazie a Mano Jobut. È bella questa! È bellissima questa roba! È bellissima! Grazie Maurizio, grazie Rashorax per i 5 gift, grazie a Ferrovici, appunto, guardate. Bello, 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 bello. Poi sempre peggio la faccia, sempre più devastata. Bellissimo. È lui, non è lui. Primo posto redditone con un Michelone che accontenta tutti. Vediamo. Che Giovanni. Che bello. Dai Giovanni. Ma è San Michele. Come San Michele? Chi è? È il Signore. Gesù. Oh. Io pensavo fosse San Michele. San Michele dal deserto. Che c'è scritto qua? Boh. Elden Ring. L'anello ancestrale. È Gesù. Non so se è Gesù. Cosa gli hai dato? E ce l'avevo. Bello, no? Sì. Attacchiamo là sopra. Ma c'è manca il posto. E io lo famo. Va bene, poverina, veramente. Cioè, circonvenzione di... nonna, questa non si dice, vai. E inaspettato. C'è per caso lì davanti a te un caffè Santa Cruz? Bello, mi è piaciuto tanto. Dario Roccia. Andiamo avanti. Il re delle carte, sì. Sì, questo è il quartetto perfetto. Questo è vero, non è un montaggio. Tutto vero. Dall'archivio Dracarys, Dario Lido di tutti i nipoti d'Italia. Questo l'ho visto in bassa risoluzione, fatto da telefono, quindi voglio vederlo bene. Sono, adesso poi chiudiamo questo, ci sì. Sono degli influencer, li definisco così perché sì. Per facilità. No, ci stiamo, certo. Che hanno talmente tanto seguito che non avrebbero bisogno di nessuna TV, cioè soprattutto in alcune fasce dubbio. Di età sono molto più noti di tanti personaggi televisivi che magari un pubblico di età medio-alta conosce ma ignora. Ci sono anche loro, ci sono Dario Moccia, il caso di Dario Moccia, posso dire. Ecco, bravo. Il caso di Dario Moccia. Cioè io qui, ecco, essere citato in un salotto televisivo. Questo proprio non... è strano, poi alla 7, stranissimo. Ci sono. Invita, siccome io pure sto su Instagram da 6-7 mesi. Tu fai spremuta di giornali, vabbè, anche poi ricordiamolo. Posso dire questa esperienza mia perché sì. Forse è interessante. Ma comunque, siccome su Instagram vado abbastanza bene, no? Cioè 57.000 follower, certo. niente di no, no, tante cose, mettiamo tutti in una stanza. No, ho cominciato a dicembre, tanti. Quindi voglio dire, e non ho avuto l'appoggio della stampa, ho fatto, vabbè, poi se vi interessa vi racconto com'è andata. Mi chiama Dario Moccia, che io non avevo la minima idea di chi fosse. Di chi fosse. Assolutamente, tu sai chi è Dario Moccia? No, l'ho letto adesso, cioè adesso. So che è un grande beniamino della rete, ma... che poi secondo me anche è una definizione un po' vecchiotta, però dai ci sta, è un grande beniamino della rete, è vero, cioè è vero. Non è che ne sappia. Io non sapevo nulla, allora vado a Pontedera, lui mi paga tutto, ospite, infatti ero... che cazzo devo fare? È ovvio che pago tutto, ma si scarica, però insomma è normale. È meravigliato, sì. Essere ospitato, cioè per me era uno...
quando mi fa un'ora, due ore di intervista, stiamo lì a parlare di tutto, torno a casa, i miei nipoti che non mi hanno mai seguito da nessuna parte mi chiamano: nonno, ma sei andato da Dario Moccia? Come, non ci dici niente? Questa è la rete. Vabbè, comunque, dai, è stato super caruccio. Grazie a Alex Ermeia, Luca, Don Popper, ma un po' tutti sono stati carucci, non hanno detto però questo bebbo, questi vicchi, sta cosa fanno. Sono contento che soprattutto dopo il caso Ferragni si torni a parlare un po' di web in maniera positiva, perché comunque ci sono tante cose positive nel web. Forse in questo periodo un po' meno, però comunque ci sono. Dai, è andata bene, dai, oh. Ciò che Dario professa da anni. Merda, 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 sbilluccica me merda. Sai, Surri, in realtà questa non è merda. Oddio, cazzato nero! E non è neanche merda che sbrilluccica. Questi in realtà sono pezzi di carta, ma sono pezzi di carta illustrati da artisti veramente incredibili, che hanno studiato anni e anni per... Allora, io premetto una cosa, perché so già dove va a parare, mi sa, questo video così a nasello. Io sono d'accordo col ragazzo, però la modalità, secondo me, con cui si racconta questa cosa, cioè, devi sapere, caro Surri, che questi artisti hanno studiato anni e anni, sembra un po' il me del capitolo della cultura, maestro Urasawa, solo lei ci racconta queste storie, perché Pikachu, dove cazzo ti sei cacciato? No, questo è un po' un crossover, però, secondo me... L'arma dell'ironia, l'arma della anche un po' dell'arroganza, della sfrontatezza, del cinismo funziona di più rispetto a questa roba un po' ecumenica, no? Sai, questi artwork raccontano una storia. E senza dubbio il primo capo, non riesco a uscire da Dash, scusate. Per realizzare le opere d'arte che tu vedi su quelle carte. Possono piacere come non piacere, possono interessarti come non interessarti, e ci mancherebbe assolutamente. Però, quando si parla di arte, bisogna sempre portare a... Poi con la musichetta remixata di Pokémon, però vabbè, lui è un grande, eh. Rispetto per l'artista che vi è dietro. Ti dico la verità, tutto questo in realtà è un po' triste ed è un peccato. Perché in realtà si passa un messaggio che è veramente sbagliato. I ragazzini che vi seguono crescono non soltanto con l'idea di dover per forza accostare le proprie passioni al business, perché sennò sono da bambini piccoli e stupidi. Ma soprattutto crescono perdendosi la bellezza di soffermarsi sulle piccole cose e di coltivare le proprie passioni in modo sano. Anche perché ti assicuro che per un bambino... Ah, ormai P, cioè proprio non c'è più nemmeno la parola. Non c'è nulla di più bello, ne prendo atto. Ridicola, farsi comprare un pacchetto di carte sperando di trovare il proprio mostriciattolo preferito e di conseguenza sentirsi anche solo per un minuto. Tanto trovi più un cazzo nei pacchetti ridicola, perché verrai, ci sono pure rate assurde. Un vero allenatore di Pokémon. No, vedi, a me questa narrazione così un po' fiabesca non mi piace più, però va bene, sono d'accordo col ragazzo ovviamente, però utilizziamo più furbamente... questi reel per comunicare quello che vogliamo in maniera, secondo me, l'ironia è l'arma giusta in questo periodo storico. L'ironia un po', sai, che la furbizia, poi ridi insieme a tutti. Allora, vediamo un po'. Quello là che pulisce le scarpe, quello, come si dice? Ciabattino. Bello. È una persona che vende i capelli. Micradogna, eh. Va bene, andiamo avanti. Pelli è un attore comico. Mentre giocava col telefono è andato a sbattere contro un palo. Ma questo è vecchio però, mi sa, come video. E quindi è uscita questa gobba sulla faccia, per questo ce l'ha storta. Pulisce le case. No. Non lo è. Attore di film romantici. Sai, quelli che riparano le luci. Non è vero. Pagliaccio. Un mago. Vero? Batterista. Vigile. Uno strano. Un poeta che ha scritto la sua prima poesia ed è contentissimo. Scusa, va bene. Va benissimo tutto, Il bambino poi è simpaticissimo col gilet, incredibile. No, non è un gilet, è una giacchetta. Stupendo, però... Ora, con tutte le... Come si fa anche lontanamente a pensare che sia un poeta che è contentissimo che ha scritto la sua prima poesia? Potrebbe essere un ragazzino innamorato. Ma... Però non sa scegliere se restare single o fidanzarsi. Una vecchina che si vede con le amiche in chiesa. Questo è un clandestino. Uno schiavo africano che è disperato.
Perché fa lo schiavo. Lui potrebbe essere mio nonno mentre sta andando in guerra. Un giudice. Il giudice. Un mago? No, ma sì, ma questo è un video fake. Ma di quando? Ma di quanti anni è? Di quanti anni fa è questa roba? Cioè, Nicradonia quindi ha preso un video vero dei fanpage e ci ha messo le facce da cazzo. Almeno 2016, non me lo ricordo nemmeno. Ma che cosa gli facevano vedere in realtà i bambini? Chi gli facevano vedere, ve lo sapete? I dittatori? Ok. Che fa sparire le persone. Questo è uno che guida ubriaco. L'uomo che ha portato la pace in tutto il mondo perché ha fermato la guerra quando stava per scoppiarsi. È un signore molto arrabbiato. Che fuma molto, che fa uscire il fumo dal naso quando respira. Per questo i baffi gli sono cresciuti storti. Vende i fazzoletti. Non ha nessuno con cui stare, i suoi genitori sono morti e non ha figli né moglie. E allora l'unica cosa che gli resta è il lavoro. Però ha un carattere molto brutto. Sì. Questo è uno che è stato dipinto. Ma proprio perché hanno utilizzato... Ah, ok, ho capito. Cioè, è molto più brutto di così. Però ha chiesto a questo suo amico che l'ha dipinto di dipingerlo bene. Va bene. Questa qua è la vera faccia di quello di prima. Io non ci sono perché a Nicradonia più che Dario Moccia piaceva la moglie, secondo me. Ma è un'ipotesi, è una mia ipotesi, ovviamente, non è una mia supposizione. Però forse no, perché a quel punto ci deve essere la mia moglie, però la mia moglie non è una fonte di credito. Non lo so, Dai, andiamo avanti comunque. Ciao, Beddo, tutto bene? Tu come stai? Tutto bene, dai, abbiamo lavorato fino ad ora, al contrario di te. Eccolo là, che fresco che sei. Oh, certo. Ma che cos'hai là? Che ti pende là sul collo? È un porta essenze, te non puoi capire queste cose. Siamo alla seconda cagata in testa. Fabrizio, ma mi vuoi riempire di merda fino a mezzanotte e poi no, ti festeggia dai, prendendomi a schiaffi? È un porta essenza, guarda. Ma data che quasi così, no, Diego, ormai l'inquadratura è qui. Basta drama, basta gossip, più roba wholesome. Da quando l'hai citato in live, il suo canale è esploso in uno dei suoi ultimi video ha detto questo. Sì, lo so, sto guardando la trasformazione. Ora siamo alla porta coi sassi di Crystal Gaming, anche perché di solito i boost di follower, di iscritti, eccetera, fanno impazzire le persone. Non mi sembra che questa botta l'abbia cambiato poi molto, quindi... Però ho osservato anche vari ospiti Radio Tomodachi vecchi e diciamo che i follower in aumento gli hanno fatto aumentare anche la demenza, purtroppo, ad alcuni di essi. Non sembra il caso di questo ragazzo, quindi sono molto molto contento. A margine di tutto questo e nello spazio che normalmente è occupato dal commento del giorno... Dario, hai mai avuto boost? Sì, la storia leggendaria del video degli Ainub che mi hanno boostato il canale Twitch. C'è una cosa che voglio dirvi e per questo mi rubo un angolino per me questa volta. Ho avuto già modo di... Guarda che cazzo di studio, del sì, giorno. Veramente che cazzo di studio. No, c'è una cosa che voglio dire in maniera un po' più precisa. Io devo ringraziarvi, ragazzi, perché... Quest'ultimo periodo, esattamente dal giorno in cui Dario Moccia ha deciso di parlare di me in live e poi ci ho fatto un video reaction e eccetera eccetera eccetera, i miei canali e tutti quanti i miei profili eccetera hanno avuto quella che è veramente un'esplosione, ovviamente relativa ai miei numeri, un'esplosione in senso assoluto, ma davvero tanto, oltre ogni mia più rosea aspettativa. Si va dagli iscritti su YouTube, primo e anche un po' secondo canale, la quantità di persone che hanno cominciato a seguirmi su Instagram, grazie per essere venuto, grazie Mancio, grazie TikTok, la quantità di follower che ora sono arrivati su Twitch, per non parlare della quantità di abbonamenti completamente fuori da ogni logica per i numeri a cui sono abituato io, che ci sono stati per esempio nella giornata di ieri, che abbiamo superato qualsiasi record possibile immaginabile, anche quelli degli eventi dei Game Awards o eccetera eccetera. Quindi io voglio solo dirvi grazie, grazie di cuore, e non potete capire quanto mi ha fatto bene questa cosa e quanto mi serviva questo momento, perché mi ha dato un boost morale veramente gigantesco. I numeri hanno la loro importanza, non è una questione prettamente numerica, è più una questione di spirito, se vogliamo, in questo momento, perché ho visto un sacco di supporto
E quindi Manux, se noti, non li ha mai nominati i numeri. Poi magari lo farà nei prossimi 25 secondi, 24 secondi, però per ora non li ha nominati. Che mi conosciate da tipo poche ore, perché siete arrivati solo ultimamente, o che mi seguiate da anni, voglio dirvi davvero grazie, perché minchia è stata lunga, però un passetto alla volta qualcosa stiamo riuscendo a combinare, d'accordo? E mi ha fatto molto piacere quello che è successo, quindi davvero grazie. In bocca al lupo, Crystal, mi raccomando, mi raccomando, sempre piedi per terra. Me lo dico perché sono preoccupati. No, guarda, lasciamo perdere, non c'entra nulla poi. Lo dico perché, ripeto, tantissimi ospiti che sono venuti a Radio Tomodachi, soprattutto nelle prime puntate, sono impazziti. Cioè, sono proprio impazziti, hanno iniziato a fare tuttologi, vabbè, lasciamo perdere. Quindi mi raccomando, non ti farà annebbiare, però non mi sembri. Non mi sembri il tipo, quindi va bene così, sembravi quasi commosso, cioè, veramente. O forse lo eri, non lo so. Quando io ho detto nella vecchia reaction, stai attento, l'avvertimento mafioso, allora non permettetevi mai più di dirmi che sono un mafioso e che questo stai attento, quello detto a Frene, sia un avvertimento mafioso. Stai attento nel senso, stai attento alla tua salute, stai attento al tuo essere, stai attento a non perdere la boccia. Questo era... lo stai attento, ma poi si capisce, perché non faccio altro che dargli consigli su questo. Dai, Cristo Dio, ragazzi, stai attento, ma cosa vuole di impartire? Non voglio impartire niente, stai attento, nel senso, prenditi cura di te stesso. Cristo Dio, c'è da specificarlo? Evidentemente. Sensibilizziamo bene. Oh, gli attacchi di pane! E adesso parliamo di neurochirurgia, dell'aneurisma cerebrale. Vediamo. Aneurisma cerebrale, un termine che fa paura perché è associato all'idea di un'improvvisa emorragia potenzialmente letale. Sono Antonio, un aneurisma! Eppure solo in rari casi chi ha un aneurisma va incontro a questo rischio. E in caso d'emergenza rivolgersi ad un centro specializzato può aumentare le possibilità di sopravvivenza. Va bene. Belle queste, me le ricordo molto bene. Ho trovato queste carte di Boruto, non sono di Boruto, non sono nulla di carte, non vado a cercare informazioni, le darò in pasta a Redditon. Sono delle carte di Dragon Ball GT, lenticolari, dove si trasformavano i personaggi, niente di sconvolgente, ma insomma, tanto chissà chi l'ha fatti sti disegni, mai visti. Bello. E questa mi sa che c'è un'aggiunta, però mi sa che sono state inventate. Non si anima questa. Non si anima, via. Comunque era carina come idea, dai, le trasformazioni sono sempre... questa è anche fatta abbastanza, fammi vedere. Dai, è caruccia, dai, ci sta. Vabbè, ora me le fa vedere tutto, mi ha rotto il cazzo. Aspetta, forse c'è qualche altro easter egg. No. Chi se li ricorda? Tutti si ricordano le Lamincars. Mamma mia, che ne sanno i 2000? Tutti si ricordano le Lamincars. Tutti hanno avuto una Lamincars in casa. Sfido chiunque. Cioè, c'è bisogno. Ho aggiunto altri urli creando una mega compilation. Sì, te sei malato, eh. L'aveva buttata al di fuori, ma vabbè. La mamma poi l'ha bloccato. Va bene. Però grazie lo vabbè. Stesso. Potete disiscrivervi da questo canale, secondo Dario, me. Che cazzo dici? In tutto questo, sì, ma per quello che ho recuperato prima, ecco che voglio parlarvi di Gisella. Di satira sempre, la vivi se imbatte, ci sta bene. Most brutal per forza ever. Sì, manca quello di Worms, ragazzi, non li possono mica mettere tutti, sono miliardi le mie urla. Mario, soluzioni per dormire. Questo cosa vuol dire? Andiamo avanti. Tributino a mia sorella Agnese. Versione bambola con accessori, siccome sono stata a letto con la febbre. Ah, sono stata una donna. Disegniamo insieme, sono nei migliori negozi.
sarebbe un prodotto vendutissimo, secondo me, ma non per la ragione che credite, ma grazie comunque Crunch per questa fanart che farò vedere a Agnese. Ti abbraccio forte. Hai perforzato in maniera inadeguata alla situazione. Vabbè, andiamo avanti. Remix Santa Cruziano. C'è per caso lì davanti a te un caffè Santa Cruz? Per forza! Bellissimo, andiamo avanti. Sigla dello sbusto official. È l'ora dello sbusto, è l'ora del pacchetto che si apre, anche si apre. Dentro c'è un nuvolino, o forse un figurino. Adesso guardo scoccio, scatola, busta, pacchetto, unboxa tutto e infila nel letto. Secondo me non funziona l'8 bit qui, però grande, Reddit musicale questa settimana. Finalmente hanno aggiunto il chip al menù delle pizzerie. Faso? Sì, Otonio? Bah, non penso sia lui, credo. Non penso. Giuseppe Clari ha appena visto il posto X. Sì. Non avresti dovuto! È stato un errore! Grazie a Lucky, grazie Tino, grazie Luigi, grazie Sel, benvenuto, grazie a voi. Che disegni, cazzo, cioè, vabbè, questa puntata ci avevamo messo tutti i soldi. Ma perché rovinare tutto con questo adattamento? Ma perché adesso? Cioè... Cosa? Boh, penso l'effetto sonoro più iconico della storia, Dio buono, grazie Rosso. Chiunque riconoscerebbe questo cazzo di effetto sonoro. L'odore, cioè che questo è, sì, l'odore, è il rumore del chi, l'odore, sì, ancora, l'odore, oggi c'ho l'odore. Il rumore dell'aura che si espande. Giovanni da Guinceri si confonde un attimino, Giovanni. Basta! Vai in giù! Usa psichico! O psichico! Non ho mai capito come cazzo si... Vabbè, ma perché li tagliate male così? C'è la tier list. Cosa vuol dire la tier list? Ah, le tier list odori. Ah, forse per quello. Bravi! Capite meglio il mio cervello di me. Ciao Dario, sto recuperando tutto Cartoon News e mi sto divertendo a spottare le varie citazioni. Non faremo mai un discorso serio su questa cosa, c'erano i tempi con... Ora te lo sorbisci tutto! Sì, bravo, ma sei veramente bravo. Io sogno qualcuno che prima o poi le becchi tutte, ma sono tantissime, Ragazzi, sono infinite, sono in tutte le live, è impossibile starci dietro. Bravi, però sono tante, Un giorno mi aspetto la compilation definitiva. Che film è? Amici miei, ragazzi. Secondo atto. Tocca mandare provino. I Tre Puzzi, squadra di promozione pugliese, ha annunciato l'arrivo di... No, non è possibile, non credo. Ah, sì, che cos'è? Il fratello, no? Il cugino, che cazzo è? Va bene, Tre Puzzi ha una squadra, quindi. Vabbè. Fungo per forza. Non me l'ero nemmeno accorto, cioè, veramente... Dario ha finalmente cambiato idea. Daniele, io ti consiglierei di comprarti un elmetto, perché cose che stancano nella vita ce ne sono a fiotti. O nella vica, se preferisci. La preferisco. No, no, è un fotomontaggio. Tra l'altro Marco stava per reagire malissimo, non so se ne siete accorti. Nella vica, se preferisci. Stava per prendere qualcosa sulla destra, non so tra l'altro cosa. Però va bene, grazie Prep Strong, grazie Linda per l'abbonamento. Forse il bombardamento, forse il petardo. Era del bombardamento iniziato. Pronti per il pub live. Grande, il mio pubblico si fa sempre riconoscere con grande intelligenza e compostezza. Sono stanco, amici.
Sono stanco, veramente. Lucio Dallo. Ma non è Mario, ma poi comunque manca il baffo, manca tutto. Forse era la versione... ma non credo. Forse era Mario Draghi, sì. Presenza del pub di fine... Madonna, sì. Ma perché hai fatto firmare Riser? È veramente disgustoso. Ah, anche Mario Sturniolo Official ha firmato. La mia firma è lì, tra l'altro. Sì, me lo ricordo quando l'ho firmato, bellissimo. Minchia, ma un lavorone. Hai fatto solo questo. Dario, sei stato tradito da Marco, mi dispiace, ma non sono geloso. Non raccontare cosa succede nei momenti successivi. No, l'ho vista la live, quando lo lava. Outfit del Darione? Non mi piace tanto sta roba, no? No, brutti anche i pantaloni. Ma che è? Poi quei due pallini lì cosa sono? Oh, ragazzi, I am placing blocks and shit cause I'm in fucking Minecraft. Oh! God. Is that fucking pig? Ragazzi, io vi ricordo che quando vi dicevo, ragazzi, ma non è forse un po' strano Jack Black negli ultimi anni? Cioè, che gli fanno fare sempre quel personaggio che lui su Red Carpet fa il coglione, si veste da Bowser, fa le cazzate col buzzo di fa... cioè, non sta diventando un po' strano alla sua età? Dai, ma Jack Black è un mito. Ora però guarda tutti incazzati per Minecraft. Guarda, ma in un mese, due, tre, cosa succede? Vabbè, è da tre anni, quattro anni che fa così, Che gli fanno fare sempre lo stesso personaggio e lui regolarmente lo fa. E è contento. E voi... è stata una leggenda, certo, ha fatto tanti film iconici, però ormai quel tempo è passato, bisogna starci attenti, Però sono d'accordo anch'io. Ma sto Astrobot... per me è bello. Bellissime queste robe. Sono stranissime. Ma cos'è sta fa... è stranissima sta roba. Che strano. Bello. Grazie mille tesoro. Grazie il licernato. Su DG. Ah no. Scrollavo su TikTok e non ho capito. So che ti sei offeso. Meglio così. Non lo so, per me questa roba è aliena, quindi non saprei proprio. Ciao Dario, questo è il primo post. Volevo solo mostrarti le vecchie monete del 1993 che ho trovato in casa della Walt Disney Collection. Ah sì, la moneta di Paperone, ok, sì. Va bene. E festa di compleanno. Allora il pacchetto, allora dello sbusto è che si apre, è che si apre. Dentro c'è un ninnolino e forse un figurino, adesso guardo. Scoccio scatola, busta pacchetto, ambozza tutto l'infilano e re. Allora, io voglio dire una cosa. Tutti quelli che dicono che ho rovinato una generazione, che ho distrutto il cervello delle persone con i meme e che ho rincoglionito totalmente dei giovani che potevano essere le promesse effettivamente nel nostro paese e forse anche altrove, hanno ragione, 100%. Cioè, non posso assolutamente dargli torto. Martin la butta di fuori. Ok, ascoltiamo. Si guardava un Beyblade? Bellissimi, Beyblade. Beyblade... 100.000 volte più fighi delle carte collezionabili. Ma che cazzo dici? Faceva cacare un pezzo di plastica che appena si toccavano facevano vomitare, si spaccavano in mille pezzi, mai visto niente di così truffaldino come i Beyblade. Nella pubblicità uscivano dragoni, scintille. Dopo tre secondi erano trottole e si distruggevano. Sì, c'era anche il ferro, ma facevano Beyblade. Prove me wrong. Ma non è che si distruggevano, ragazzi, ma era una stronzata. Era una stronzata, Beyblade, cioè, lo compravi, boia. Bellissimo, boia, faranno un casino.
Tuk, tuk, tuk. Fine. Questo era al massimo. Ma eravamo bambini, Agosto, bambini. Non hai mai montato dei coltelli sul lato. Beh, quello lo facevano nella tua regione, perché si sa. Però, non... via. Fermo, Martini. È un meccanismo semplice, che vuol dire? Ah, ho una cascata la carta d'identità. Eccola qua. È la mia carta d'identità, la carta di Fermo Martini, il meccanico. Meno male non l'ho persa, se no c'ho da andare a rifare le carte, eh. Ma cosa, sì, cosa sei, un umano? Ho detto, sono un meccanico. Ah, meccanico. È un meccanico, sono un meccanico. Che razza, la razza. What is your gender? My gender. I'm a mechanic. Ma non mi ricordo questa roba. No, vuoti di memoria. Ma, io, ma cos'è? È gioco di ruolo, l'ho dimenticato tutto. Dal primo, secondo all'ultimo, raga. Re oscuro. Niente. Non sono più nemmeno quello, ragazzi. Non voglio essere più niente. Che fa battute, voglia dei. Sì, sono io. Gente che bestemmia, cancri, morti e via discorrendo. Ma per il content. Però, Fradek. A me niente in generale, però questa è veramente una roba terrificante. Sigla sbusto versione anime. No, questo non c'era. Non c'era. Non c'era nemmeno questo. Grazie, Axel. Ah, proprio come ultima... Va bene. Dal regista Dragon Ball GT. Grazie, Wisbed, per i 5. Grazie di cuore. La magia. Ragazzi, che bello che torna la magia nel mondo di Dragon Ball. Grazie, che grazie, bello Giulio, che ci siano gli incantesimi, le formule, i demoni, torna tutto. Carino, eh? Boh! Hanno rifatto il momento dove sconfigge Kid Buu. Park Matsima usa il bastone. Ma che cazzo l'avrebbe mai detto a 34 anni che in una serie... Il senso di questo video, prova a spiegartelo, Leonardo. Credo che, secondo me, vogliano dimostrare che siccome io spregio GT non ha senso che a me piaccia Daima, perché nel GT accadono esattamente le stesse cose, per cui io sono contento del trailer di Daima. Però nella stessa reaction io dico una cosa che manda all'aria tutta questa roba. Cioè... questo è il GT che voleva Toriyama, quindi non ho capito, cioè lo sanno tutti che è un rifacimento del GT in versione Toriyama, quindi sì, lo sappiamo, lo stiamo dicendo credo dal primo trailer, tra l'altro. Serie di Dragon Ball supervisionata da Akira Toriyama, io sarei tornato, ma poi magari no, che usa il bastone nei combattimenti, ma non ci credeva nessuno, cazzo, ma com'è possibile una roba del genere? Il Garry Cannon, cioè veramente! Questo non è il Garry Cannon, non è il Garry Cannon. Ma guarda belli i demoni! Fiche, ovviamente. Ma pure semplicemente, boh, è una roba, hanno preso delle scene in Dragon Ball GT, l'hanno buttate dentro e basta, adesso io che vedo questo mostro, però... si trasforma in Super Saiyan. Ci sarà una nuova trasformazione di Goku che secondo me potrà sbloccare solo perché il cuore puro di un bambino bla 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 e si trasforma. Così si ricicciano il design di Goku bambino in tutti i giochi, gadget, carte eccetera eccetera, poiché ha la nuova trasformazione e accontentano noi, imbecilli, e i fan, diciamo, giovani, ecco. Che belle le animazioni. Oddio, guarda che bei mostri alla Dragon Quest! Grazie, questa era più la Blue Dragon. Oddio, ci sono anche robot! Cioè, robot tipo di Tokusatsu. Sono un team di Super Sentai. Beh, chi sono questi? Guardali! Chi sono questi qua?
Bello Goku bambino Super Saiyan. Mamma mia, io sono contento. Mi sembra molto bello. Magitiera Bellino, dai, non gli si può dire nulla come serie. Dandy, ti faccio una domanda: da quant'è che non lo riguardi Dragon Ball GT? Perché ti stupirà riguardarlo, diciamo, con occhi adulti. Così, dal trailer sembra molto buono. Tutti i personaggi così piccoli mi sembrano strani da vedere. Sembra tutto troppo chibi, quasi come se fosse un filtro messo su Dragon Ball originale. Sì, è così. Lo è. È qualcosa di nuovo, ragazzi. È veramente... ci sono tutti i tempi sbagliatissimi. È proprio stranissimo il GT. Veramente, veramente strano. Anche la saga di Super C-17 mi pare duri 3 puntate, 4 puntate. Sembra infinita. È tutto... è proprio tutto sbagliato Dragon Ball GT. Infatti spero che questo Daima sia esattamente quello che ci è mancato di GT. Vedremo. 2 puntate? Minchia. Vabbè. Toc toc, chi è? Boh, dai, lo so, ci sta, dai, cutti, aggiungi Mattogli. Sì, sì, infatti, esattamente quello che ti volevo dire, ma sei un grande. È un grandissimo effetto Mandela, secondo me, Dragon Ball GT. Ma raga, ma come ha fatto a rimanervi così impressa sta merda? È l'ora dello sbusto, è l'ora del pacchetto che si apre, che si apre. Dentro c'è un... grazie Zono, grazie Mascio, grazie Giovi, grazie Mario, guardo, benvenuto. Adesso guardo. Ed è André che... scatola, busta, pacchetto, unboxa tutto, infila nel retto. Basta? Ok. POV il primo giorno da Becchino e ti farò vedere la stanza con le salme. No, sì, ho capito. No, non lo guardo nemmeno. Mickey e Minnie disegnati a Toriyama per il 70° anniversario del topo, trattatosi il 98 Dragon Ball, era finito già da 3 anni. No, io questo non lo sapevo. Grazie Pippo per i 5 gift comunque. Questo me lo sono totalmente perso. Ma dove cazzo l'aveva buttato? Bellissimo. Bellissimo. La macchinina è incredibile. Dov'era? Bellissimo. No, ma che originale. Chissà dov'è l'originale. Bellissimo. Bellissimo. Sei stato fregato al tuo stesso gioco. Non mi pare che Toriyama fosse Walt Disney né che fosse americano. Mi pare, però. Comunque bello. Bellissimo. Tra l'altro il disegno è molto carino. Molto, molto carino. Però non so per cosa l'ha fatto e dove l'ha fatto. Sarei curioso. Pokémon Revolution parti fiere. Adesso basta! Vai Mewtwo! Usa psichico! Oh, psichico! Grazie capo, grazie anche, grazie Pikachu! Dovresti raggiungerla, sai? Forza Pikachu! Inseguila sott'acqua! Pika! Devi tuffa! Comunque ragazzi, io devo dirvi una roba. Come quando... cioè, quando cercate di imitare il toscano, dite sempre te al posto di ti. No, o di tu. Tipo, tu ma puttana. Oppure mettete le cose tipo la tua puttana. Ma che vuol dire? Tu ma puttana. E poi ti devi tuffare, non te devi tuffare. Non è mica romano. Dash! Ma tuo padre com'è che si era prestato a questa cosa? Babbo, ti va di fare Giovanni in Pokémon Revolution? Sì, ecco com'è andata. Hai saputo la notizia? Certo che l'ho saputa, che i Pokémon si sono sparsi nel globo terrestre grazie al parco dimensionale che si è creato nei cieli. E io li voglio catturare tutti! Mamma mia, che dementide! Grazie Varian, grazie Lucian, grazie Alem! Ero così all'incirca, pubblicità quantomeno interessante. Ti va di giocare con me? Cerco un avversario all'altezza. Uè testina, partitina... Non fare il bauscia, gioca bene questa partita. Ma va là, ma hai fatto una giocata da pirla. No, sì, ma poi generati con intelligenza artificiale, cioè veramente. Proprio questo sembra un po' Mipa, un po' Poli. Dario, il mattino Dario brilla di più dopo il caffè. Allora, andiamo avanti. Ciao, volevo condividere la mia sveglia per il ritorno a scuola.
Sì, ma sei matto, cioè, ma ti vengono gli incubi, cioè, ti viene... Sì, ma come si fa a mettere una roba del genere come sveglia? Come, scusa? Con questo potete difendervi. Non so in che modo una persona si possa difendere con un bastone telescopico, però sappiate che è illegale. Io ce l'ho un'idea. Ficcagliala al culo. Poste del Pabbon. Spero non floppi. No, eccolo qua. È tutto a posto, l'ho anche visto di persona perché l'hai portato. Grazie di cuore. Ripresa di Dario e Mario. Dario, ogni volta che Panetti entra su Discord. You are gay. And being gay is cool now. Send this to someone who is gay. Sì, è vero, è verissimo. Per forza. Sì, sì, sì. Grazie. La colonna sonora del Darione. Dario Moccia in soundtrack. Allora, questo personaggio mi ricorda tanto un misto tra un boss di Cuphead e The Mask. Nelle live, infatti, mi sembra un personaggio giocoso, frizzante e dal facile per culo, ma allo stesso tempo sembra avere anche dei gusti raffinati, specialmente in ambito cinematografico, manga e anime. Quindi il tipo di stile, che per me si adatta molto al personaggio, sarebbe qualcosa di bombastic jazz, bello ritmato, con tanti accenti e tante note che sono al di fuori della nostra scala, come quando il personaggio va fuori dagli schemi. Quindi, partiamo con la nostra ritmica, con una percussione. Ah, ma le fa proprio anche, non è che consiglia. Piatti e snare in levare. Poi ci mettiamo una bella cicciona sezione d'ottoni, supportata da una traccia di piano. Prendiamo dei temi che escono fuori dalla scala, e in questo caso l'ispirazione era dietro l'angolo. Lo bevo, sono contento. E dopo un po' di cazzeggio, ecco il risultato finale. Seguitemi su YouTube per sentire. Grande muta! Grazie per i 5 gift. No, lo volevo vedere! Grande però lui. Ciao Dario, sono nel periodo delle vocine annuali di Natale a Tokyo. Ah, questa l'avevamo già vista la scorsa settimana. Grazie Mario per aver visto il video. Ah, bellissimo questo. Ma non è... nessuno dei tre è Mario per ora, eh. Nel 4, 5... No, no, in realtà no, ero già a 2. Però non... non te lo tocco. La verità, ho pensato che nella vita... Cos'è? Let's go, Vediamo se riusciamo a let's go scarlo. E allora, doppio let's go. E con questo doppio let's go, ragazzi, io vado direttamente a 0. Questo è un meno 2, non è un meno 1. Ebbene sì. Jerry Scotti che fa il doppio let's go con Blurt sotto, io penso che sia la cosa peggiore che possa capitare a una persona. Primo meno 2 della storia del re di Tom. Sì, 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 sì. E ti dico che dice anche per forza in quel video. Bene. Ho fatto bene. Ho fatto benissimo. Re di Tom, poi. Mannaggia a voi, alla vostra testa di cazzo. Dario, dopo partiva anche il per forza. Io non ho parole, guarda. Molto figo, secondo me, vedere veloce per aspettare, no. Pizza morte, un canale pieno di sorprese. Pizza morte...